Allora, siamo qui oggi per prendere parte all'evento dei Giochi Olimpionici dei tempi antichi. Abbiamo con noi la presidente della Commissione delle Pari Opportunità. Buonasera, sono Silvia Cospito, la presidente della Commissione Pari Opportunità, e sono felicissima quest'oggi di essere qui in una location particolare, idonea e adatta sia ai bambini che agli adulti. Sono felicissima inoltre anche perché dopo tantissimo tempo, impegno e soddisfazione tutta per questo progetto che finalmente è riuscito ad arrivare al traguardo, giungere il traguardo, è una soddisfazione immensa sia da parte mia come presidente che di tutta la Commissione Pari Opportunità. Ringrazio sicuramente i bambini che sono stati presenti, attivissimi e motivatissimi, ai genitori che comunque hanno dovuto supportare e dedicare tempo per poter accompagnare e gestire le situazioni familiari e ad accompagnare i bambini. Non per ultimi vorrei ringraziare gli amministratori, gli assessori che comunque ci hanno dato una mano sia nell'organizzazione e sia a livello tecnico e logistico per il benessere e la buona riuscita di questa manifestazione. È la prima volta che un progetto come questo viene portato in... È la prima volta che questo progetto è stato portato a compimento e quindi la felicità è nostra e di tutta la Commissione. Spero che sia una serata serena, felice, perché già guardiamo, notiamo qui intorno a noi che i bambini sono al settimo cielo per essere i protagonisti. Noi, Commissione, la prima cosa che abbiamo stabilito all'interno del progetto è che non ci fossero né vincitori né vinti, ma soltanto vincitori e partecipanti, per cui tutti avranno un riconoscimento che magari un domani, quando saranno in età più avanzata, potranno ricordare che la Commissione ha dedicato e realizzato per loro la prima manifestazione olimpica a Casa Giove delle Olimpiadi dei Giochi Antichi. Grazie. Grazie a voi. Invece dalla mia destra c'è un'altra bellissima donna, che è colei che ha ideato e presentato in commissione questo progetto. Parla tu un po' di questo progetto. Ok, salve a tutti, mi chiamo Valeria Della Porta, sono una pedagogista e in quanto tale appunto lavoro per la felicità dei bambini e delle famiglie. Sì, e non sono abituata ad essere intervistata. E niente, io presentai questo progetto in commissione ben 3 anni fa. Dopo, diciamo, vari tipi di problematiche e imprevisti, finalmente oggi sembra andare in porto. Sono contentissima perché ho avuto l'appoggio soprattutto delle mie colleghe della commissione e delle associazioni, dei bambini, delle parrocchie. L'idea era nata soprattutto per fare sinergia con le associazioni, il comune e appunto le parrocchie. Attualmente, diciamo, sì, mi ritengo soddisfatta, ma non del tutto, perché non tutte le parrocchie hanno partecipato, però questa è la prima edizione, spero che nella seconda edizione saremo ancora di più. Quindi faccio in bocca al lupo a tutti e veniteci a vedere, così giochiamo tutti quanti insieme. Arrivederci. Vuoi dirci almeno brevemente quali sono i giochi che faranno oggi i ragazzi? Ok, ci sarà il gioco della pignatta, come potete vedere che già hanno attaccato, sì, agli alberi. Ci sarà il percorso ostacoli, la corsa dei sacchi, i birilli, ci sarà la cavallina, la campana e insomma sì, tanti giochi di una volta. Cioè, l'idea era comunque appunto quella di insegnare ai bambini che alcuni giochi fatti senza le tecnologie moderne sono ancora più divertenti, perché comunque spingono il bambino a socializzare e non all'individualità di ognuno di noi. Quindi è bello stare con gli altri, è bello stare all'aperto ed è bello venite qui con noi a giocare. Ok, allora ringraziamo la presidentessa e la collega che ha progettato l'evento di oggi e le ringraziamo per averci dedicato questi 5 minuti del loro tempo. Grazie.